delle varici degli arti inferiori. Matteoni, Roma. Grazie signor Presidente, signori mediatori. Un ringraziamento particolare al dottor Antonello De Saugus, con cui divido una bella amicizia da quasi 40 anni. Grazie. Allora, la crostectomia, cioè la resezione della giunzione safeno-femorale, con legatura della safena al raso della vena femorale e la contemporanea legatura di tutti i collaterali suoi affluenti, ha rappresentato per decenni l'elemento insostituibile della terapia delle varici degli arti inferiori. I collaterali afferiscono alla crosse dalla parete addominale con tragitto discendente, circonflessa iliaca superficiale ed epigastria superficiale, e dalla regione perineale con tragitto trasversale, vene pudende. Nell'ultimo tratto della vena grande safena si rilevano quasi costantemente due apparati valvolari, la valvola osteale o terminale allo sbocco della vena femorale e la valvola preterminale situata al di sotto dell'ultima collaterale dai 3 ai 5 cm dall'ostia. Abbiamo sottolineato quasi costantemente perché in effetti, come sanno bene tutti i chirurghi, ci sono grosse variazioni sia dal punto di vista dei collaterali, del numero e della cosa dei collaterali e anche del numero delle valvole. Si viene così a individuare, tra l'altro ecco questo volevo vedere, questa è la normale, questo è un aspetto ecografico della valvola terminale in posizione ostiale, questa è una valvola terminale in posizione iuxa-ostiale e questa è l'immagine ecocolor Doppler della valvola in posizione iuxa-ostiale. Si viene così a individuare il compartimento intervalvolare della crosse, che consente un drenaggio gravitazionale dall'alto in basso delle collaterali addominali e genitali ed uno antigravitazionale dal basso in alto della vena grande safena e della safena accessoria anteriore di coscia. Così, durante la sistole muscolare, le due valvole preterminale e terminale si aprono e permettono il drenaggio del flusso della safena nella vena femorale. Viceversa, durante la diastole muscolare, avviene il drenaggio dei collaterali grazie alla contemporanea chiusura della valvola terminale che impedisce il reflusso femoro-safenico e della valvola preterminale che contiene il reflusso gravitazionale delle vene addomino-genitali. Alla luce di quanto esposto, con l'incontinenza di entrambi gli apparati valvolari si avrà il tipico reflusso transostiale, ritenuto per decenni la causa principale del reflusso e della varicosi troncolare della vena grande safena. Con la sola incontinenza della valvola preterminale si costituirà una varice tronculare alimentata solo dal reflusso dei collaterali addomino-genitali verso la grande safena, che dovrebbe pertanto presentare un quadro varicoso di minore importanza. Alcuni autori hanno ben definito la procedura diagnostica color Doppler per rilevare l'origine ostiale o preostiale del reflusso giunzionale, considerato significativo quando di durata superiore ad un secondo e superiore addirittura a 0,5 secondi per alcuni autori. È interessante però notare che un reflusso ostiale è stato evidenziato soltanto nel 50-65% dei casi di varici tronculari della vena grande safena. Nei restanti casi il reflusso tronculare sarebbe quindi di origine diversa, e cioè preterminale, perineale o dal plesso venolinfatico. A questo punto ci è sembrato lecito chiederci: se è vero che esistono due tipi di reflusso tronculare della vena grande safena in ordine alla diversa valvola giunzionale incontinente, è possibile ipotizzare due tipi diversi di trattamento? E ancora, è poi vero che l'incontinenza ostiale, con la sua presunta relazione con il reflusso del circolo venoso profondo, rimarrebbe ad oggi l'unica indicazione alla crostectomia, come suggerito da alcuni autori? Se così fosse, allora solo il 50-65% delle varici della grande safena troverebbe ancora una indicazione al trattamento chirurgico classico e il ruolo di quest'ultimo sarebbe notevolmente ridimensionato e la crostectomia con stripping non costituirebbe più il gold standard terapeutico per tale patologia e forse non avrebbe mai potuto esserlo. Tuttavia, in letteratura non risulta alcuno studio prospettico approntato per la verifica di tale ipotesi. A mettere in discussione il ruolo della chirurgia classica delle varici, in particolare della crostectomia, ha anche recentemente certamente contribuito lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecniche endovascolari, sia fisiche, laser e radiofrequenza, che chimiche, ecoterapia con schiuma. Tali procedure, infatti, determinano l'occlusione del tronco safenico senza coinvolgere direttamente la giunzione safeno-femorale
e sembrano ottenere risultati simili o addirittura superiori alla chirurgia classica, sebbene i follow-up siano per il momento limitati nel tempo. Ma quando si vanno ad analizzare i lavori sulle tecniche endovascolari, si nota che il ruolo della CROSS ed in particolare l'origine del reflusso giunzionale non sembra avere alcuna rilevanza sia nella scelta tecnica procedurale che nel conseguimento dei risultati. Vediamo. Alcuni recenti lavori con endolaser riportano dall'85 al 100% di occlusione del tronco safenico a 3 anni. Tuttavia, solo alcuni di questi autori sottolineano, nella selezione dei pazienti, l'origine ostiale o preostiale del reflusso tronculare, ma poi nessuno studio riporta i propri risultati ottenuti in funzione di tale rilievo. Quindi, l'occlusione a distanza del tronco safenico sembrerebbe indipendente dall'origine del reflusso, suggerendo così la scarsa rilevanza clinica dell'identificazione dell'incontinenza ostiale o preostiale. Anche recenti studi con scleromus riportano risultati clinici ed emodinamici simili a quelli ottenuti con le altre tecniche valvolari e con la chirurgia classica. Fra questi, alcuni autori hanno esplicitamente sottolineato che i buoni risultati non sono influenzati dall'esistenza o meno di un reflusso giunzionale. Altri autori, come GE, hanno pur rilevando nella valutazione dei pazienti un reflusso terminale nel 63% e preterminale nel 25%, riportano poi risultati di occlusione del tronco della grande safena nel 90% degli altri trattati, senza alcuna differenziazione in ordine all'origine del reflusso. Anche così con la scleromus, l'occlusione a distanza del tronco safenico appare indipendente dall'origine del reflusso, suggerendo ancora una volta la scarsa rilevanza clinica dell'identificazione dell'incontinenza ostiale o preostiale. In considerazione dell'opportunità di risparmiare la CROSS derivante sia dalle recenti conoscenze della fisiologia della giunzione safeno-femorale, sia dall'analisi dei risultati ottenuti con le tecniche endovascolari, Pittaluca e Chastanet, in un lavoro retrospettivo del 2007, riferiscono di uno studio su 195 casi che prevedeva come trattamento dell'insufficienza tronculare safenica il solo stripping della vena grande safena senza crossectomia, con ottimi risultati a distanza. Una tale scelta terapeutica, che solo fino a pochi anni fa sarebbe stata ferocemente criticata e tacciata sicuramente di eresia, riporta una normalizzazione della funzione della giunzione safeno-femorale nel 98,2% dei casi a 2 anni dall'intervento, quindi risultati sovrapponibili se non superiori a quelli ottenuti con le tecniche endovascolari. Anche con questa antistorica tecnica chirurgica, i risultati ottenuti sembrerebbero indipendenti dall'origine del reflusso giunzionale, stante che un reflusso ostiale era presente all'esame coeco-color Doppler preoperatorio nell'80,5% dei casi. Alla luce della recente letteratura si potrebbero dare le seguenti conclusioni. Le tecniche endovascolari alla chirurgia sembrano ottenere ottimi risultati tra loro paragonabili. La diversa origine del reflusso giunzionale non sembra giustificare scelte diverse di trattamento. La crossectomia sembrerebbe inutile se non addirittura dannosa. A sfavore della crossectomia vi è infatti un altro capo d'accusa, essendo ritenuta responsabile dell'elevato tasso di recidive a livello inguinale, favorendo la neovascolarizzazione, considerata ad oggi da molti la principale causa di ricorrenza varicosa a tale livello. Quest'ultima infatti è rimasta stabile, 20%, nonostante il perfezionamento e la standardizzazione della procedura di crossectomia con legatura a raso, così da non potersi più invocare difetti di tecnica nella sua genesi, ovvero il moncone residuo e la mancata legatura dei collaterali. Vi è un intenso dibattito sulla possibilità che la preesistenza di un plesso venolinfatico possa costituire il punto di partenza delle recidive inguinale, ipertrofizzandosi e divenendo incontinente in seguito al trauma chirurgico. La ricerca rutinaria preoperatoria dell'esistenza di un plesso venolinfatico, non certo di facile esecuzione, è stata ipotizzata al fine di selezionare pazienti con minore predisposizione alla recidiva varicosa inguinale post-chirurgica. Ci sarebbe però da rilevare che una neoangiogenesi è stata segnalata anche dopo tecniche endovascolari. A questo punto c'è da farsi una domanda piuttosto angosciosa. Per decenni abbiamo veramente sbagliato tutto in flebologia? La chirurgia, che per quasi un secolo è stata considerata
come il gold standard della terapia delle varici, aveva proprio come dogma la crostectomia associata a stripping della vena grande safena, flebectomia e legatura delle perforanti incontinenti. Qualcuno non praticava lo stripping, ma anche in tali casi la crostectomia sembrava imprescindibile. E che dire ancora della scleroterapia, per decenni considerata tecnica inadeguata per il reflusso tronculare della vena grande safena, proprio a causa della sua presunta incapacità di annullare il reflusso transossiale ritenuto a priori per decenni la principale causa delle varici safeniche. E ancora, che dire poi dell'ossessiva attenzione sul ruolo del reflusso ostiale che ha stimolato alcuni autori a proporre tecniche di valvuloplastica della safena terminale. Vabbè, questa è la crostectomia allargata con la legatura anche dei vasi che non arrivano direttamente alla crosta, e questa è un'immagine di una valvoloplastica esternia della grande safena e della safena accessoria. Certo, alcune condizioni sorgono spontanee. È possibile che le recidive inguinali da neoangiogenesi dopo crostectomia al raso possano avere una rilevanza clinica minore rispetto a quelle derivanti da mancone residuo post-chirurgico o a quelle da ricanalizzazione dopo tecniche endovascolari. È possibile, questo è un mancone residuo, è possibile che il ruolo della valvola preterminale, un tempo quasi irrilevante, sia oggi da considerare prioritario nella genesi delle varici tronculare safeniche. Inoltre, le tecniche endovascolari non vanno ad interessare direttamente la valvola ostiale, ma coinvolgono nel loro trattamento la valvola preterminale e parte del compartimento intervalvolare, come si deduce dalle dimensioni ridotte delle giunzioni residue perve funzionanti rilevate dopo tecnica endolaser. Tant'è vero che il repere per il posizionamento della fibra laser o del catetere della radiofrequenza è la vena epigastrica superficiale che deve rimanere pervia e drenante. Quindi non sembrerebbe corretto l'uso comune di asserire che le tecniche endovascolari risparmiano la giunzione safeno-femorale, mentre sembrerebbe più appropriato dire che risparmiano la valvola ostiale e i primi collaterali. Un'ultima domanda: ma con gli ottimi risultati conseguiti con le tecniche endovascolari, per le quali sembrerebbe sufficiente evidenziare il solo reflusso tronculare, ha ancora un senso lo studio preparatorio della crosta? Ad ogni modo, le diverse tecniche endovascolari con l'apparente maggiore facilità tecnica e le minori complicanze riferite stanno suscitando sempre più interesse ed entusiasmo, profilandosi all'orizzonte sicuramente dei tempi cupi per il chirurgo flebologo classico. Speriamo che gli rimangano da utilizzare almeno gli uncinetti, chiaramente quelli di Müller e non quelli per fare la calza. Comunque, a volte sorge il dubbio che anche la flebologia vada a moda. Per decenni la crosta era ad ogni costo da sacrificare, oggi è ad ogni costo da salvare. Grazie.